Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vedremo uno dei comandi che è alla base del 99% degli errori che si fanno in Grasshopper. Sono dei comandi che sono mezzi nascosti, sembrano nascosti, in realtà sono su ogni componente. E ti sto parlando del comando flatten e del comando graft. Cercherò di spiegarti le differenze essenziali tra questi due comandi. Comandi che sono fondamentali, se non li sai non puoi andare avanti in Grasshopper. Quindi spero di spiegarti in modo estremamente sintetico questi concetti. Partiamo da una popolazione bidimensionale di punti. Vogliamo spostare questi punti tramite verso l'alto di quantità che vengono fuori da una serie numerica, quindi da una successione di numeri. Quindi per prima cosa faccio, creo un move, collego il vettore z al move e per ora mi sposta tutti i punti del vettore 1. Adesso voglio associare all'intensità del vettore una serie di valori, quindi creo una serie numerica, la serie numerica che ci dice, ci chiede l'intervallo tra un valore e quello successivo e il numero di valori che devono uscire dalla serie. Creo uno slider per coordinare il numero di punti con il numero di valori, in modo che ad ogni punto sia associato uno stesso valore, quindi numero di punti e numero di valori. Collego lo stesso slider non devo collegarlo ad n, ma devo collegarlo a c, che è il contatore, n è la distanza, quindi disconnetto, ok, e collego la serie alla mia intensità, cancello populate2d. Allora vedete che essenzialmente che cosa va a fare Grasshopper? Va a collegare, se creiamo i pannelli per vedere il contenuto, sono due liste di uguale lunghezza, lui che fa? Collega. Il primo punto me lo porta a 0, me lo tiene nella posizione 0. Il secondo punto, quindi che sta all'indice 1, me lo porta ad altezza 1. Il secondo punto me lo porta ad altezza 2. Il terzo punto me lo porta ad altezza 3. Vedete? Perché ho due liste che sono uguali come conformazione, nel senso che hanno un sottoinsieme e 99 indici, quindi 100 elementi, perché ricordate che il primo indice sta a 0. Il primo indice è 0, quindi il totale, la lunghezza della lista sarà 100. Ok, questo è in condizioni normali. Facciamo una copia della stessa definizione, CTRL-C, CTRL-V, però applichiamo una piccola variazione. Qui sull'output della componente andiamo a digitare graft. Graft che cosa fa? Vedete come modifica la lista? Mi crea un sottoinsieme per ogni elemento della lista. Quindi questa volta come ragionerà il mio Grasshopper? Grasshopper in questo caso che cosa va a fare? Va a prendere il primo e ad alzarlo del primo valore, del secondo valore, del terzo valore, del quarto valore, del quinto valore, quindi di tutti i valori. Il secondo lo va a alzare di tutti i valori, quindi mi ritrovo essenzialmente una successione di tutti i punti su tutte le altezze che avevo fornito. Se applicassi graft anche a serie, ritornerei alla situazione di partenza. Quindi l'opposto di graft, adesso tolgo graft da series,
Se vi trovate nella condizione di avere questa situazione, cioè tutti i piccoli sottoinsiemi, ogni sottoinsieme contiene un elemento, o in generale quando volete che tutto sia ricondotto a una lista semplice di questo tipo, con un titolo e degli elementi, quindi volete andare ad eliminare anche la cosiddetta gerarchia che si è venuta a creare, basterà applicare il comando flatten. Quindi invece di graft andate a mettere flatten, e ecco qua che quello che la curva, diciamo l'insieme che era composto da 99 sottoinsieme, viene appiattito e viene tutto trasferito all'interno di un solo insieme. Rimettiamo graft qui, e quindi qui possiamo mettere flatten anche se non ha senso, solo per indicare che qui agisce i valori sono tutti su uno stesso sottoinsieme, e qui sono divisi in tanti sottoinsiemi. La differenza sta anche nel fatto che se noi andiamo a fare il list item qui, quindi andiamo a prendere il primo indice, quello che ci uscirà fuori digitate item e selezionate list item, qui quello che ci uscirà fuori sarà all'indice 0, secondo voi che cosa sarà? Sarà tutto. Che cosa sarà se selezioniamo l'indice 0 della lista populate 2D? Sarà essenzialmente tutto quanto, non andrà a selezionare il punto, ma si selezionerà l'intera popolazione. Invece se andiamo ad applicare lo stesso list item a quella in cui abbiamo adottato il flatten, vedete che ci va a selezionare un punto per volta, perché seleziona il punto che sta all'indice 0 della lista, che sta all'indice 61 della lista. Quindi se io vado al 61, queste sono le coordinate del punto evidenziato nel populate 2D. Quindi di questo punto ha coordinate 14,49, 8,55 e 0,00, perché si trova sul piano XY. Quindi diciamo, qui il list item non ci dà informazioni aggiuntive, perché ce li seleziona tutti, perché tutti hanno indice 0. Ok, detto questo, uno che approccia la modellazione parametrica venendo dalla modellazione tridimensionale standard dice: ok, flatten è la panacea di tutti i miei mali. In realtà è un comando semplice ma estremamente pericoloso, perché ci va a cancellare la gerarchia. Vediamo un po' se riesco a spiegarmi meglio. Allora, ho selezionato tutto e ho tolto la preview, quindi barra spaziatrice disable preview. Benissimo, creiamo un populate 2D e per ogni punto vogliamo creare un cerchio, quindi circle, circle dato il centro, eccolo qua, quindi ci crea dei cerchi a partire da ogni punto, e poi doppio clic divide curve ce la divide in tot segmenti e ci dà i punti di divisione. Vediamo punti di divisione. Allora, vediamo come è organizzata la lista. Vediamo che Grasshopper è molto intelligente, ce la divide perfettamente, ci associa tutti i punti ad ogni cerchio. Quindi ho praticamente
99 che sono i numeri, 99 più il primo, quindi 100 cerchi, e ogni cerchio è stato diviso in 9 punti. Quindi diciamo ci ha dato la gerarchia perfetta della nostra geometria. Adesso noi andiamo a applicare, andiamo a vedere l'istatem cosa ci tira fuori se lo applichiamo a questa lista. Vediamo che l'istatem cosa ci tira fuori. Ci tira fuori questo valore, con indice pari a 0 ci tira fuori questo valore, questo valore, questo valore, questo valore. Sono essenzialmente punti. Quindi vado a mettere un contenitore di punti fuori dall'istatem e vado a disabilitare la preview del divide e vediamo che se seleziono punti, quello che ho è che in questo per questo valore di indice mi seleziona questi punti. Se io metto lo slider pari a 10, ok, vediamo che Grasshopper mi dà sempre questo punto per tutte le circonferenze, sempre questo punto, quindi sempre il punto che sta allo stesso angolo per tutti i cerchi, il punto che sta allo stesso angolo rispetto al centro. E va bene, quindi mi dà una cosa molto ordinata, comunque anche molto lavorabile, nel senso che conosco esattamente la posizione del punto che vado a prendere, proprio grazie alla gerarchia, al fatto che i dati siano organizzati in questi insiemi. Ok. Adesso non mi interessa niente la gerarchia, la vado a eliminare. Quindi vado ad applicare flatten. Ok, vediamo adesso come si muove l'istatem, lo stesso listitem. Vediamo che prima cosa ci prende un punto di un cerchio. Vedete che la lista è tutta composta da tutti i punti presenti nella scena che vengono messi in uno stesso, io direi calderone, cioè in uno stesso pentolone. E questo che vuol dire? Vuol dire che se noi aumentiamo il valore dello slider e lo portiamo a 100, vediamo che il punto si muoverà da cerchio a cerchio in maniera caotica. Capite che passare quindi eliminare la gerarchia ci può servire in alcuni casi, ma è molto pericoloso nella maggior parte degli altri, perché si dimentica, come eravamo arrivati ad avere quella geometria e quindi non si possono recuperare le vecchie informazioni, le informazioni precedenti a quella geometria. Cioè, quando ho questo punto selezionato, non so da dove veniva. Che era effetto di una divisione, che era effetto di una divisione di un cerchio che era basato su una popolazione 2D. Io con Flatten ho appiattito tutta quella che è la gerarchia, che è la forza di Grasshopper. Quindi utilizzatelo, ma utilizzatelo con estrema parsimonia. Grazie per aver guardato il video. Se ti è piaciuto, ti chiedo di mettere mi piace e iscriverti. Ti allego due video in cui ho applicato Flatten all'interno di alcuni passaggi e li trovi qui sopra.